Introduzione. La storia è costellata di scontri frontali fra grandi personaggi che emergono sui rispettivi contemporanei. Duelli all'ultimo sangue che danno alle vicende storiche un carattere epico ed eroico, fissando nella memoria collettiva le gesta dei singoli, spesso fino ad oscurare il relativo contesto storico. Il drammatico scontro fra Gaio Giulio Cesare e Gneo Pompeo Magno rappresenta un perfetto esempio di questo tipo di personalizzazione della storia. Infatti, anche se l'assoluta centralità della dinamica politica che fu alla base di questa battaglia fra giganti non sarà mai messa in discussione né dai contemporanei dei due grandi uomini romani né dagli osservatori delle epoche successive, il pathos della vicenda umana di Cesare e Pompeo resta l'elemento che per primo colpisce l'immaginario collettivo e anzi rappresenta il vettore principale attraverso cui l'interesse per la plasticità delle gesta epiche può essere portato verso altri lidi, come ad esempio l'analisi storica. Non di rado la grandezza educa alla riflessione. In questo caso lo fa in modo particolare e le ragioni sono molteplici. Innanzitutto, la forza della personalità di entrambi i protagonisti. Il grande generale Gneo Pompeo, definito Magno per i suoi straordinari meriti militari, e il magnetismo di Giulio Cesare, dietro il quale si celava un inarrivabile genio politico che a un certo momento si concretizzerà in una micidiale capacità d'azione anche sul piano bellico. Inoltre, la stessa molteplice natura della loro contrapposizione fornì il contesto ideale nel quale dare vita a uno scontro che fu allo stesso tempo militare, politico e antropologico. Gli eserciti di Cesare e di Pompeo si combatterono per la conquista del potere personale da parte dei rispettivi comandanti, ma nelle sue ultime fasi, ufficialmente, lo scontro si verificò fra il presunto difensore della Repubblica, Pompeo, e il suo cosiddetto attentatore, Giulio Cesare. Schiavo della propria miope utopia e fiducioso di scongiurare per sempre la minaccia di nuovi emuli di Silla, un ormai morente senato romano sperò, paradossalmente, di farsi forte del gladio dell'ex sillano Pompeo per sconfiggere quello dell'antisillano Cesare, al fine di restaurare una repubblica della quale non era rimasto in piedi più niente se non una traballante impalcatura formale. La politica, dunque, come sempre fa quando abdica dal proprio compito di guida, divise sommariamente il mondo in buoni e cattivi, eleggendo Pompeo difensore della Repubblica, o più realisticamente protettore della fazione politica degli ottimati, e decretando Cesare, allora leader dei popolari, come nemico pubblico, il Senato pose le basi per la guerra civile. I romani furono di fatto suddivisi in pompeiani e cesariani e ancora una volta condannati a combattersi fra loro. Ma le profonde differenze fra Cesare e Pompeo non dipendevano solo dalla diversa collocazione politica che la storia aveva loro riservato. I due erano radicalmente diversi anche e soprattutto da un punto di vista umano. Innanzitutto l'origine familiare. Come vedremo, Giulio Cesare proveniva da un'antichissima gens patrizia, la gens Iulia, una delle più illustri e di più alto lignaggio di Roma, anche se decaduta economicamente. L'albero genealogico di Cesare contava numerosi consoli e alti magistrati. La stessa denominazione Iulia viene spiegata dalla tradizione romana dell'epoca come dovuta alla discendenza della gens da Iulo, il semidio figlio di Enea, il quale era stato generato dall'unione fra il leggendario Anchise e la dea Venere. Cesare farà delle sue presunte origini soprannaturali un vero e proprio punto di forza, in campagna elettorale prima, nella gestione del potere poi. Diversamente, il padre di Pompeo Magno,
il grande condottiero Gneo Pompeo Strabone, fu il primo dei Pompei a diventare senatore. Poi la formazione. Pompeo, seguendo le orme del padre, si era fatto le ossa nell'esercito sillano, acquisendo i tratti tipici dell'alto ufficiale romano, disciplinato e apparentemente moderato nello stile di vita, restio ad abbandonarsi agli eccessi dell'ellenizzazione imperante. Tuttavia, avremo modo di scoprire che tale compostezza celava una smisurata ambizione politica e un non indifferente grado di vanità, che divennero palesi negli anni successivi, quando Pompeo ascese ai vertici del potere. In ogni caso, se non per stringenti necessità di propaganda, non assunse mai le pose tipiche del sensazionalismo che imperversava nella dinamica politica della tarda Repubblica. Cesare, diversamente, con l'instancabile ausilio di sua madre Aurelia, fin dall'adolescenza aveva creato un'immagine di sé di libertino, colto e indulgente, incline ai piaceri della vita e a una certa licenziosità dei costumi. Alla tradizione incarnata dal glorioso generale Pompeo si contrapponeva dunque l'epicureismo istrionico e ridanciano di Cesare, che prima di accedere a cariche magistratuali non disdegnava di girovagare per il foro declamando versi, talvolta in compagnia di perdigiorno e derelitti. Il parco uomo di Stato e quella sorta di dandy ante litteram rappresentavano plasticamente il dualismo culturale dell'élite nella società tardo-repubblicana. Ma fra i due non vi furono solo elementi di contrapposizione o motivi di contrasto. Anzi, la prima parte della loro vicenda pubblica fu caratterizzata da una convergenza di interessi che li porterà a siglare nel 60 a.C. una vera e propria alleanza politica. Addirittura si tratterà di un'alleanza segreta, un accordo extraistituzionale assolutamente illegale, al quale parteciperà quale terzo contraente anche il ricchissimo plutocrate Marco Licinio Crasso. Tale accordo segreto a tre passerà alla storia come primo triumvirato. L'alleanza politica fra Cesare e Pompeo fu poi suggellata l'anno seguente dal matrimonio di quest'ultimo con Giulia, la figlia che Cesare ebbe dalla seconda moglie, Cornelia Cinna Minore. Il padre di Cornelia era Lucio Cornelio Cinna, che dopo la morte di Gaio Mario ereditò da quest'ultimo il ruolo di capo della fazione politica dei Popolari, ruolo che Cesare, nipote per parte di padre di Gaio Mario, erediterà a sua volta da Cinna anche grazie al matrimonio con Cornelia. Il 59 a.C. fu l'anno in cui Cesare, mettendo a frutto gli accordi segreti del triumvirato, raggiunse finalmente il consolato. Aveva 41 anni, sua figlia Giulia 17 e suo genero e alleato Pompeo 47, 6 in più del suocero. Ma nella seconda metà degli anni 50, una serie di eventi inaspettati pose fine al mostro a tre teste, ossia il primo triumvirato, secondo la definizione dispregiativa del grande avvocato e scrittore Marco Tullio Cicerone, esponente di spicco della fazione degli Ottimati e quindi avversario politico di Cesare. Anche il legame politico e personale fra Cesare e Pompeo fu minato seriamente. Nel 54 a.C., si ebbe la scomparsa prematura di Giulia. Poco più che ventenne, la figlia del futuro dittatore di Roma morì di parto insieme al figlio che portava in grembo, concepito con il marito Pompeo. Quest'ultimo rimase vedovo e senza eredi provenienti dalla gens Iulia, una condizione che lo svincolava da obblighi di lealtà nei confronti del suocero. Inoltre, nel 53 a.C., il triumviro Marco Licinio Crasso, asceso al consolato grazie al patto segreto con Cesare e Pompeo, morì nel corso della spedizione militare contro i Parti. Così, venuto meno il triumvirato e il vincolo familiare, anche l'alleanza fra Cesare e Pompeo
iniziò a infrangersi. In tal senso fu diretta l'azione del Senato, il quale, reso fino a quel momento marginale dalla forza del triumvirato, ora poteva quantomeno tentare di conquistare Pompeo alla causa degli Ottimati. Infatti, anche se Pompeo, da ex Sillano prima e da triumviro poi, era nemico del Senato, tuttavia la vera bestia nera della nobiltà senatoriale era Cesare. Il proconsole delle Gallie restava un nemico sia dentro che fuori il perimetro politico del mostro a tre teste. La nobiltà senatoriale blandì Pompeo con ogni mezzo, riuscendo alla fine a ottenere il suo appoggio militare. Il Senato, in un primo momento, si convinse di essere riuscito a fare con Pompeo quello che non gli era riuscito con Silla più di 20 anni prima, ovvero dominarne le aspirazioni di potere personale sostenuto dall'esercito. I senatori, nel vedere Pompeo dissociarsi sempre più palesemente da Cesare, mediante continui attacchi personali e azioni politiche ostili al proconsole, ritennero di avere finalmente nelle loro mani uno strumento per sconfiggere l'odiato nemico. Ma ben presto si resero conto di essere loro uno strumento nelle mani di Pompeo, il quale, al pari di Cesare, mirava a dominare da solo sulla Repubblica. La risibile utopia della nobiltà senatoriale di ripristinare a pieno la funzionalità dell'ordinamento repubblicano finì per essere strumentalizzata da Pompeo, che ne fece il supporto legale alla propria causa. I senatori, che in larga maggioranza erano profondamente anticesariani, divennero pedine del disegno politico di Pompeo. In questo momento, Cesare, ancora alle prese con le ultime fasi della campagna militare in Gallia, attraversava la fase più difficile della sua vicenda politica. Isolato a Roma e non ancora in grado di esibire una conquista certa e definitiva, con la quale ricoprirsi della gloria necessaria a fronteggiare sul lungo termine gli avversari interni, sembrava oramai in trappola. Una trappola che fu creata sapientemente mediante sofisticati giochi politici, dei quali i senatori furono gli esecutori e Pompeo il mandante. L'epico passaggio del Rubicone nei primi giorni di gennaio del 49 a.C. non fu altro che l'inevitabile punto di arrivo di una vorticosa escalation di reciproci disconoscimenti dell'altrui legittimità politica tra i conservatori, prostrati al cospetto del loro difensore dell'ultima ora, Gneo Pompeo, e i popolari, guidati da Cesare, geniale e carismatico nipote del generale e capopopolo Gaio Mario. Lo scontro all'ultimo sangue tra Cesare e Pompeo fu in pratica il penultimo capitolo di quella guerra civile permanente tra riformatori e conservatori che, combattuta o sospesa, iniziò nel 133 a.C. con l'uccisione del tribuno riformatore Tiberio Sempronio Gracco, per terminare solo nel 27 a.C. con l'inizio del Principato di Augusto, quale ultimo atto tanto delle guerre civili quanto del regime repubblicano.